Ma non si dice che si apre un processo di beatificazione, si va a partecipare all'apertura, significa che si va ad assistere all'insediamento del tribunale con i giuramenti. Sono l'unica sessione insieme all'ultima durante la quale è ammesso un pubblico, perché ovviamente durante l'escursione dei testi, cioè quando vengono ascoltati i testimoni, c'è solo il tribunale con il teste, perché sono sotto riservo, una volta si diceva sotto segreto, sotto riservo. Quindi attenzione, perché è un momento un po' unico durante il quale si partecipa a qualcosa di veramente grande. Vedo che è arrivato un promotore di giustizia. Vai a prendere questo. Quindi ci siamo tutti, adesso aspettiamo che il Monsignore arrivi. Invito il Monsignor Cancelliere. E il linguaggio non è un linguaggio facile, però siamo all'interno di un tribunale, la Chiesa fa le cose seriamente e anche dal tono del linguaggio che si usa si può avere un'idea di quanto serio sia portare avanti e condurre un processo che attesti l'esercizio eroico delle virtù da parte di un candidato alla santità. L'anno del Signore 2013, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 9.30, nel palazzo del Vescovado nel Palazzo Arcivescovile di Modena Nonantola, in corso Duomo 34, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Antonio Lanfranchi, Arcivescovo di Modena Nonantola, presenti il Reverendo Don Angelo Cocca, delegato episcopale, il Reverendo Monsignor Faustino Pinelli, assente per motivi, farà così giù. Va bene, per il promotore di giustizia. Legittimamente citata la dottoressa Emanuela Turrini, notario attuario, la signora Franca Soli, notaio aggiunto e cursore, e comparsa l'apostolatrice della causa, dottoressa Francesca Consolini, che esibendo il mandato di nomina ha chiesto fosse iniziato il processo per la beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, Giuseppe Castagnetti, laico, padre di famiglia. Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo, presa visione del mandato dell'apostolatrice, lo ha consegnato a me cancelliere affinché lo registrassi in calce questa sessione. Quindi Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo, stando in piedi e toccando la sua croce pettorale, ha prestato il giuramento nella formula qui riportata da lui subito sottoscritta. Io, Antonio Lanfranchi, arcivescovo di Modena Nonantola, giuro nel nome del Signore che adempirò con fedeltà e diligenza il compito a me affidato del processo di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Giuseppe Castagnetti, laico padre di famiglia. Così mi aiuti Dio. Subito dopo Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo, hanno prestato lo stesso giuramento il giudice delegato arcivescovile, il promotore di giustizia, il notaio attuario ed il cursore, secondo la cui riferita formula che hanno subito sottoscritto. Io, Don Angelo Cocca, giuro nel nome del Signore che adempirò con fedeltà e diligenza il compito a me affidato nel processo di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Giuseppe Castagnetti, laico, padre di famiglia. Così mi aiuti Dio.
il notaio attuario Emanuela Turrini, toccando i Vangeli, ha prestato il suo giuramento nella formula qui riferita e che ha subito sottoscritto. Io, Emanuela Turrini, giuro nel nome del Signore che adempirò con fedeltà e diligenza il compito a me affidato nel processo di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, Giuseppe Castagnetti, laico, padre di famiglia. Così mi aiutino Dio e questi Vangeli. Il notaio aggiunto il cursore deputato Francasoli, toccando i Vangeli, ha prestato il suo giuramento nella formula qui riferita e che ha subito sottoscritto. Io, Francasoli, giuro nel nome del Signore che adempirò con fedeltà e diligenza il compito a me affidato nel processo di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Giuseppe Castagnetti, laico, padre di famiglia, così mi aiutino Dio e questi santi Vangeli. Quindi la postulatrice della causa ha presentato l'elenco dei testimoni, riservandosi la facoltà di produrne altri, e ha prestato il giuramento secondo la più riferita formula che ha subito sottolineato.